Fiammetta ha pubblicato il suo romanzo Il respiro del tempo con Giulio Perrone. Effettivamente è un bel romanzo, proprio perché la sua opera prima, dico che è coinvolgente, è intrigante come storia, ci sono tante cose che all'inizio non si immaginano e poi si scoprono piano piano, c'è un bel finale, ci sono, diciamo, tutti gli ingredienti per dire che Fiammetta promette bene come scrittrice. Vorrei introdurre al libro con una lettura. Prego. Quella notte Marta fece un sogno. Si trovava in una stanza poco illuminata, dal cui soffitto pendevano una quantità di funi. Ogni fune a un certo punto biforcava e i due capi erano fissati ai polsi di una persona. Tante funi, tante persone. Lei era una di queste. Guardandosi intorno, si rendeva conto che le persone intorno a lei, con gli occhi fissi nel vuoto, ripetevano cantilenando delle parole incomprensibili. Osservando meglio, poteva vedere che quei volti erano totalmente inespressivi. Nulla trapelava, nemmeno un'emozione. Sentì l'ansia salire ed ebbe paura. Cosa ci faceva in quel posto, in mezzo a quella strana gente? Doveva scappare, correre via. Muovendo le braccia, si accorse che le funi agganciate alle sue braccia erano talmente inconsistenti che le bastò uno strattone per liberarsi. Salva! Il primo istinto era stato quello di fuggire, ma la sua coscienza le disse che doveva prima fare qualcosa per gli altri. «Che aspettate? Fate come me, liberatevi!» gridava. «Strappate via le funi!» Nessuno rispondeva. Tutti erano immobili, i volti impassibili, come se lei non avesse proferito parola. Soltanto una di loro aveva lo sguardo rivolto verso Marta. La guardava intensamente e quegli occhi muti le provocarono un senso di inquietudine. Allora decise di agire. Provò ad avvicinarsi per strappare le funi che la tenevano prigioniera. Ma come tentò di accostarsi, si accorse che non poteva. Un ostacolo, una sorta di barriera invisibile le impediva di andare oltre. Spaventata, non potendo fare altro, fuggì via. Marta, la protagonista, si sveglia con una forte angoscia, che è un'inquietudine che le rimane appiccicata addosso. E questo sogno è talmente sconvolgente che condiziona una sua scelta. Allora io ti chiedo, ma un sogno ci può condizionare nella vita a tal punto da condizionare le nostre scelte? E tu che valore dai ai sogni? Io do un valore piuttosto alto, poi dipende dal tipo di sogno. E in realtà uno quando fa un sogno è perché comunque c'è qualcosa dentro che lo fa scaturire, insomma, ecco. E quindi nel momento in cui fa questo sogno, se è un sogno in particolare come questo, e se lo ricorda in questo modo, così in maniera vivida, vuol dire che evidentemente è una specie di preparazione a una scelta, come infatti nel caso di Marta, che aveva in quel periodo, si sentiva irrequieta per un suo motivo particolare, e quindi questo sogno è come se le confermasse che doveva fare qualcosa, doveva liberarsi, diciamo, da questa costrizione. E a te è mai capitata una cosa del genere? Sì. Ti sei trovata in situazioni, sì, del genere, e il tuo sogno ti ha aiutato in qualche modo, sì, a chiarire la situazione? Sì. Quindi è una situazione in cui ti sei trovata coinvolta. Marta è una donna dei nostri giorni. Una donna, la descrivi, bella, intelligente, sposata con un uomo tranquillo, un uomo che l'ama, ha due figli grandi che non le danno problemi, ha un lavoro che la rende autonoma, eppure a 50 anni Marta mette tutto in discussione. Sente che tutto questo non le dà quello che lei vorrebbe.